Buona sera. Um, hello everyone uh, my name is Baptiste, i'm from france so i'll, t I'll talk in english yeah okay um, so i'm from france i'm from the workers union uh, solidaire and basile non-merci uh, mostly known uh, for our fights uh, our fights against mega vaccines in france and both of them are part of uh, we, we need to For the translation. Oh, the translation. For the translation. Okay. maybe after one one or two sentences you stop when yeah, yeah. I translate. Okay, we'll do it um, okay, like okay. that. Allora, so, uh, my name is Baptiste. I'm from France. Eh mi chiamo Baptiste, viene dalla Francia, fa parte del uh, sindacato di base uh, Solidaire, e anche uh, del um, del movimento del comitato Bassano Merci. Uh, which is well known for our fights, uh, our fights against megabassins, and uh, both of them are part of Soulevement de la Terre, administ administratively dissolved. <laughs> Administrative? Admi administratively dissolved okay. by the government. <laughs> Et, um, il uh, il Merci, uh, Merci, è uh, famoso per la, la lotta contro I bacini idrici di cui abbiamo anche eh, penso tutti letto, uh, alcuni di noi sono andati alla manifestazione a San Solin e è salita agli onori di Cronac per, per la repressione. E entrambi, sì. sia Solidar che Passano, pa... sono parte del. Um... Del, Del movimento uh, am dissolto amministrativamente, parlando di repressione, libertà di espressione e dissenso uh, dal governo francese poco tempo fa. Ma <laughs> Ma Battista è qua, io farei anche un applauso. Grazie a tutti per essere venuti e per darmi questo spazio per tutti i miei compagni che non sono essere qui. E Anche appunto una un applauso, e anche un applauso per tutti i compagni e le compagne e il compagno che durante tutti questi mesi e anni hanno portato avanti la lotta contro i vaccini, che stanno subendo la repressione, molti di loro sono stati in ospedale per periodi molto lunghi, proprio per la violenza della risposta. E che oggi no, non possono essere qua anche se salutano salutano tutti e uh, ringraziano. E uh, I che i che stiamo forging between France and Italy are becoming more precious, um, becoming more precious. and the links between between Italy and are more I, I legami tra Italia e Francia stanno diventando... in the, in the, in the in this, um, As the climate, social and political uh, chaos spreads across our territories. Sento pronto i legami fra mi scuso i legami fra Francia e Italia eh, stanno diventando sempre più preziosi vista la situazione di Uh, caos uh, non solo climatico ma anche uh, amministrativo e politico mentre ci stavamo preparando per la seconda battaglia di sanzolino un idiota iniziò a fiorire intorno a Bassin Montmercy il collectivo quando mentre ci uh, stavamo organizzando per la manifestazione di San Solino idiota uh, <coughs> And idea began to flourish, to uh, to arrive in the in our collective. Là c'è stata una una crescita, una un frollillegio del collettivo che è aumentato di numeri. It has been inspired by the work of Philippe Descola, a famous French uh, anthropologist and anard on the founder of, of Les Soulevements de la Terre. È stato ispirato da Philippe Descola, un teorico che ha. ispirato molto all'interno del movimento del mondo della terra. On basis, we to an Dentro questa situazione, abbiamo iniziato a immaginare uh, una, uh, un sindacato dei bacini in visione altermondialista. E, uh, globale. Um, May I ask you if it's okay with you? If you can uh, uh, do it? No, okay, that's okay. Sorry. It's okay. Okay, let's try. <laughs> um, this idea is connected by rivers uh, and ocean, and, con uh, con and considering that there is no other possible world, but that we need to shift ours here and now. This idea alla base. è che non ci sia, uh, nella difesa della, dei, dei, dei fiumi, dei mari e degli oceani, che non ci sia la possibilità uh, di un mondo uh, diverso da questo, ma che noi dobbiamo riuscire ad agire per cambiare questo mondo. E dobbiamo trasformarlo in il concetto che include tutti i viventi. Dobbiamo trasformare uh, um, il nostro mondo, considerando kind of tutti i tipi di vivere. Dobbiamo riuscire a cambiare questo, questo mondo eh, cambiando anche la maniera in cui lo viviamo. Per fare questo ci siamo resi conto che era necessario, era imperativo uh, creare una nuova uh, narrativa. Quindi ci siamo chiesti come una di vivere insieme Starting from the, po the point of view of our watersheds, our valley, anchoring our political thinking in that uh, of Per fare questo, abbiamo cercato di immaginare che cosa ci avrebbe potuto unire in un senso appunto globale, e abbiamo riflettuto sui bacini. Abbiamo iniziato con un obiettivo semplice e generale. Let's aim the return of eels, les anguilles, the return of eels to our rivers, from which they have disappeared years ago, and let's let's welcome back large populations of dragonflies and damselflies. Per uh, iniziamo ad aumentare la popolazione uh, delle anguille, uh, a aumentare la biodiversità, a cogliere. Un Numero uh, maggiore di libellule e Damson Flies, uh, non mi ricordo quali sono. Libellule? Due tipi diversi di libellule. Um, so, on this basis we try to develop this general objective. Per fare questo, abbiamo cercato di uh, portare avanti un obiettivo generale. Uh, this, um, this went in, in, a, in a highly, sorry, in a highly anthropized world. The production of, of human food is a major lever, followed by the, the reception of other humans and non-humans. Being the reception, I mean, the, the welcome of other, of other beings by work, retirement, etc. Which is retirement, which is a quite big subject topic in France nowadays. Okay. So from the from the. Est-ce qu'on peut le faire Pro en français From the, the production of food. Ah, tu préfères en français Oui, je pense. Okay. Parce qu'en fait, le problème, c'est avec l'audio. Ouais. Ça retourne beaucoup. Et, euh... et c'est compliqué. Ok, I will try in French. Non, <laughs> no, no, no problem. So, on, on a essayé de développer cet objectif de l'alimentation humaine pour aller au-delà et d'aller vers le, 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 la manière de travailler, la manière d'intégrer l'autre, humain et non humain, et de penser l'âge de la retraite. Ok, siamo, abbiamo cercato di andare, cioè di pensare a questo obiettivo anche della ehm, diciamo la, la, la questione del cibo, della sovranità alimentare. intesa Capitemi quando dico sovranità alimentare, ovviamente risignificata dell'autonomia alimentare, grazie mille, sì. eh, per cercare di eh, costruire una, un nuovo meccanismo, un nuovo sistema che eh, accolga appunto il, la dimensione non umana e crei nuove relazioni. à l'intérieur des territoires. Et, et forcément, on est, on est parti aussi sur une dimension un peu spirituelle de comment on connecte nos bassins versants à travers les montagnes, à travers les océans, pour euh, réussir à faire, du, à faire du global à partir de nos, de nos, de nos vallées, de nos, de nos rivières. Et euh, évidemment, pour faire abbiamo nous avons aussi euh, touché une, une dimension spirituelle. di come eh, conosciamo le nostre montagne, le nostre, i nostri fiumi, eh, i nostri mari, per poter immaginare questo, questa geografia nuova. E attraversare le frontiere, potenzialmente, tra l'Italia e la Francia. E attraversare, ovviamente, le frontiere, per esempio quella tra l'Italia e la Francia. Mi vado a concentrare su un obiettivo importante che è quello dell'alimentazione e sono dimenticato di tradurre solo un pezzo. Nella costruzione, in questa riflessione spirituale, loro hanno individuato un elemento che è quello dei bacini versanti. È un elemento che tornerà ed è l'elemento poi di che sta dentro questa discussione. Le passam passam. Ok. Um, si è la questione, perché non creare una sicurezza sociale dell'alimentazione? Rispetto all'alimentazione la domanda che si sono posti è perché non creare un sistema di sicurezza sociale dell'alimentazione? De sur les sur les principes de de tout le monde en fonction de ses moyens pour tout le monde euh, en fonction de ses besoins. Sur la base du principe d'un, ognuno secondo le sue possibilità, capacità, et à ognuno secondo i pour, pour tous ces ensembles d'objectifs et en particulier la, la sécurité sociale de l'alimentation, euh, on sait, on a on, on pense actuellement à créer des des syndicats de bassins, des unions syndicales de bassins. Uh, basé sur le codes du travail en France et sur la déclaration universelle des droits de l'homme l'article 22 per tutte queste ragioni abbiamo uh, stiamo cercando di immaginare uh, dei sindacati legati appunto ai bacini versanti uh, che si uh, basino su l'articolo 22 dei diritti dell'uomo e uh, le uh, um, hm? no cotizzazioni Et les contributs sociaux. Oui, oui. Si, si. Et euh, donc, dans, sur le, sur, tout ça sur, le, sur des principes un peu révolutionnaires de, de, des organisations syndicales anarchistes, avec, euh, avec l'idée d'ouvrir de, 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 aussi des outils euh, comme la, la, les crédits d'impôt, qui permettent également aux plus pauvres de récupérer de l'argent sur leurs cotisations. Et c'est sur la base des euh, syndicats de base... Euh, sindacati de base anarchici et sur l'idée d'utiliser euh, euh, strumenti comme le credito d'imposta euh, pour appunto, garantir euh, quel welfare de l'alimentation. Euh, l'idée c'est de démarrer sur une cotisation assez élevée, euh, toujours en fonction de ses moyens, et de fédérer un maximum de paysans de, 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 paysan, de paysannes. Uh, di pescatori, di pescheuse, ma anche di persone che hanno bisogno di mangiare. L'idea è quella di partire su una base di contributi abbastanza elevata, ovviamente secondo il principio di, uh, che si diceva prima, da, da ognuno a seconda delle sue possibilità, ma di aggregare un gran numero di... Uh, um, Contadini, contadines, pescatori, pescatrici, et, mais aussi de personnes normales qui habitent ces territoires, ces bassins versants. Euh, L'idée, par, par exemple, avec une centaine de membres, euh, avec un budget de 300 euros de cotisation par mois, on peut couvrir des besoins alimentaires et, et récupérer 100 euros grâce à des économies d'échelle et, et des circuits courts, euh, récupérer 100 euros de, sur les budgets que les gens dépensent habituellement. Rispetto a questo meccanismo, con una contribuzione di eh, 300 euro, su una, una base di una persona eh, si dovrebbe riuscire con un'economia di scala a garantire appunto questa sicurezza alimentare e allo stesso tempo eh, guadagnare eh, 100 euro. Quindi, ça veut dire qu'avec 100 membri, on peut riuscire a trovare 10.000 mila euro par mois di fondi per fare des analisi d'eau? Per potenzialmente rachettare delle terre agricole, per installare dei paysans, per fare tutti i progetti, enfin per commenciare a fare dei progetti relativement d'ampleur. Con una dimensione di eh, 100, eh, 100 iscritti, 100, 100 membri, si, riesce, si riuscirebbe a, a garantirsi 10.000 euro al mese per riuscire a, a riacquistare dei terreni e. à remettre-les in, in un Je vis dans un territoire où on a à peu près 200 000 habitants. Et en imaginant que 5% de la population rejoigne cette initiative-là, euh, ça peut quand même nous amener à des économies, enfin, des économies, à des moyens de près d'un million d'euros par mois pour pouvoir réaliser ce genre de, ce genre de, de choses que je préciserai encore un peu. Io vivo dentro, in una regione da, che ha 200.000 abitanti e se immaginiamo anche solo il 5%, della, immaginiamo il 5 eh, della popolazione eh, volenterosa nell'iscriversi, nel, nel diventare membri di questa, di questa iniziativa, si parlerebbe di una, uh, di una possibilità di uh, risorse di, un di, euro, di circa un milione di euro. Alors, on peut commencer à penser la politique de l'accueil de l'autre, de l'anguille jusqu'aux réfugiés, pour acheter des immeubles, pour pouvoir installer des personnes. On peut commencer, on peut commencer pardon, à, à envisager de racheter des dettes de paysans ou de paysannes pour changer les pratiques agricoles. On a vraiment un très grand panel d'options et d'actions qui sont, qui sont envisageables. permettrait d'avoir les anche per eh, iniziare a eh, acquisire tutta une Gli strumenti da acquisire delle, del, degli edifici per praticare un'accoglienza differente rispetto alle, ai flussi migratori, dal eh, fatto di eh, garantire una qualità dell'acqua che permetta alle anguille la ripopolazione delle, del, della, delle anguille, eh, al fatto di eh, acquisire, acquisire eh, cioè annullare, quindi acquisire il debito che hanno molti piccoli eh, contadini all'interno di quei territori e quindi garantire Un mécanisme et la prolifération d'un mécanisme de production différente. Et avec un tel pouvoir, enfin avec une telle force, on peut imaginer commencer à rivaliser avec les institutions publiques et, 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 et inverser le rapport de force qui est aujourd'hui en notre défaveur, puisque aujourd'hui, toutes les politiques, qu'elles soient de l'eau, alimentaire et même au-delà, sont globalement dictées par les lobbies, et en particulier par les lobbies agricoles du plus grand, du plus grand syndicat français agricole qui dicte sa loi. e eh, grazie a questo meccanismo possiamo cercare anche di eh, rovesciare eh, il rapporto di forza che esiste con eh, le istituzioni eh, centrali e anche locali ma soprattutto con eh, quel, eh, quelle istituzioni come il più grande sindacato agricolo che esiste in Francia che eh, detta praticamente la linea eh, su tutte quelle che sono le politiche agricole. Et avec une telle ambition, on peut peut-être envisager de transformer les institutions publiques en institutions communes et dans, dans un objectif de commencer à faire vraiment de la politique, de la politique de l'eau en particulier. Et dans dentro questo, dentro questo ce cadre, nous pouvons aussi essayer d'imaginer di, uh, de pouvoir uh, transformer à uh, niveau local les le institutions publiques en in institutions communes et donc uh, avoir vraiment une gestion des bénis communs, eh, de ce nom. Et donc, si nous, pour, pour, pour conclure, si nous tous et toutes, on, on commence à réfléchir à travers notre bassin versant, avec une politique qui dépasse l'être humain, mais qui considère tous les êtres vivants, on peut potentiellement envisager derrière des unions, des fédérations de bassins versants, des, des fédérations de bassins, et, euh, et du coup transformer le monde dans lequel on vit à grande échelle. Et pour conclure, si tous iniziamo euh, à ragionare en allant au-delà de la dimension humaine, ma ragionando appunto per bacini versanti ragionando soprattutto eh, nella dimensione di convivenza con, anche con il non umano e quindi come si era detto con la dimensione del suolo, degli, degli animali e eh, di tutto ciò che popola un territorio, soprattutto un bacino versante, si può immaginare allora la, una federazione di federarsi, di collaborare, di costruire reti di collaborazione. Tra i differenti bacini versanti a un livello euh, transnazionale. E la domanda che que j'ai envie di vous voi che siete de l'autre côté des montagnes, est-ce que vous êtes prêts à penser come un bassin versant? Perché je crois qu'il y a de grands défis à relever e che c'est une possibilità, en tout cas, à s'offrire. La domanda che vi pongo uh, a voi, uh, d'oltre Alpe, Alpe, è se siete pronti a uh, pensare, immaginarci e immaginarvi uh, come bacini versanti. Grazie mille.